È stato individuato e denunciato uno dei presunti responsabili del lancio ripetuto di bombe carta e petardi la sera della vigilia di Natale, subito dopo la processione di reposizione di Gesù Bambino nel presepe allestito in piazza Castromediano a Cavallino in provincia di Lecce. Ad agire sarebbe stato un gruppo di una ventina di ragazzi che, con il lancio di forti petardi, hanno danneggiato l'arredo, il verde urbano e le luminarie, innescando anche un principio di incendio in una siepe. Fortunatamente la rappresentazione della Natività di Cristo, che ogni anno il comune allestisce nella viola del monumento dedicato a San Domenico, non è stata danneggiata. Il giovane denunciato è stato individuato dalla polizia locale dopo l'ennesimo lancio di petardi tra la gente e le auto in transito nella serata di martedì 26 dicembre. Le immagini del sistema di videosorveglianza lo hanno immortalato mentre accende la miccia lanciando un grosso petardo per poi allontanarsi prima dell'esplosione. Il ragazzo è stato deferito all'autorità giudiziaria per la violazione degli articoli 703 del codice penale e 57 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Sono in corso indagini per identificare gli altri ragazzi del gruppo.